È ufficiale, nel 2021 il Chievo riparte dalla terza categoria e lo fa sotto la guida del suo uomo simbolo negli ultimi 20 anni, Sergio Pellissier. Ma nell'immaginario collettivo la storia del Chievo resterà per sempre quella del Davide che ce l'ha fatta contro tanti Golia. Questi sono i 5 temi chiave che hanno contraddistinto la favola di periferia per eccellenza, il Chievo Verona in Serie A. Estate 2000, dopo 6 anni di Serie B, il presidente Luca Campedelli per la prima volta esce allo scoperto. Il Chievo quest'anno punta alla promozione in massima serie. Il direttore sportivo Sartori assembla una rosa imponente. A centrocampo dal Bologna arriva Eriberto, o meglio Lussiano, ma il suo vero nome si saprà solo 2 anni dopo, quando rivelerà di aver falsificato i documenti per poter giocare in Italia. Per la corsia sinistra dal Genoa arriva una delle rivelazioni del campionato, Cristian Manfredini. Sartori ci vede lungo anche andando a prelevare il futuro campione del mondo Simone Barone, allora 22enne, e l'attaccante senese Bernardo Corradi, che a 24 anni è reduce da una fallimentare stagione al Cagliari in Serie A, dopo una lunga gavetta nelle serie inferiori. Il marchio di fabbrica su questa stagione lo metterà il tecnico che più di tutti è accomunato al Chievo degli anni 2000, Gigi Del Neri. Sotto la guida del futuro tecnico della Juventus, il Chievo perderà solo 6 partite fino al 3 giugno 2001, data che entrerà nella storia del calcio. I gialloblu stendono la Salernitana con i gol di Ciro De Cesare, ironia della sorte nato proprio a Salerno, e Lorenzo Danna, conquistando con una giornata d'anticipo l'aritmetica certezza della Serie A. Agosto 2001, Firenze, stadio Artemio Franchi. Parte da qui il viaggio del Chievo nella massima serie del campionato italiano. A Firenze sta per tramontare l'era Cecchi Gori e le uniche speranze vertono sulle giocate di Enrico Chiesa con un giovane Roberto Mancini in panchina. Evidentemente a Chievo non conoscono timore reverenziale, perché dopo già 5 minuti i gialloblu sono in vantaggio con Simone Perrotta, primo storico marcatore dei Veneti in Serie A. La prima assoluta in massima serie finirà 2-0 grazie al raddoppio di Marazzina, ma i gialloblu proseguono nel sorprendere, vincono 2-0 col Bologna e costringono la Juve a fare gli straordinari per strappare i 3 punti. Dopo 8 giornate il Chievo è addirittura solo in testa al campionato e ci resterà fino a dicembre. Nel mezzo il primo derby con l'Hellas in Serie A, una battaglia in cui succede di tutto. Corradi si apre la testa nel primo tempo e Riberto farà un eurogol, sì, ma segnando di stinco. Poi viene fischiato un rigore all'Hellas e Lupatelli, prima della battuta di Oddo, fa finta di andar via nel tentativo di distrarre l'avversario. Infine il Verona la ribalta sul 3-2 e Alberto Malesani, storico ex, va a esultare sotto la curva del Chievo, facendo infuriare i tifosi dei Mussi Volanti. Il girone di ritorno sarà ben più triste, non solo per il calo di rendimento, ma anche per un fatto tragico che scuote tutto il gruppo del Chievo. A marzo l'attaccante Jason Maiele, mentre sta raggiungendo il gruppo per dare l'ultimo saluto al padre del compagno di squadra Eugenio Corini, perderà il controllo della sua auto, perdendo la vita in un incidente stradale a soli 26 anni. Tornando ai fatti di campo, l'epilogo della stagione si rivelerà comunque il migliore della storia del Chievo in Serie A. Il 5° posto raggiunto a fine anno, infatti, è il miglior piazzamento sul campo dei clivenzi, se si considera che il 4° posto del 2006 è arrivato dopo le sentenze di Calciopoli. In
questi 20 anni il Chievo ha vissuto anche delle notti europee. La prima volta, a seguito proprio di quel quinto posto di cui parlavamo prima, con il primo turno preliminare di Coppa UEFA. Il 19 settembre del 2002 l'esordio è di fronte allo Stella Rossa in uno dei catini più bollenti del mondo, il Maracanã di Belgrado. E in realtà il Chievo non sfigura neanche nella prima europea, portando a casa uno 0-0 che fa ben sperare in vista del ritorno al Bentegodi. Ma l'esperienza internazionale dello Stella Rossa e un Lupatelli non in formissima regalano il 2-0 ai serbi e costringono il Chievo ai saluti. È addirittura Champions League nell'estate del 2006, quando il terremoto di Calciopoli rimodella la classifica e la squadra, all'epoca allenata da Beppe Pillon, passa dal settimo al quarto posto. L'urna di Nyon pone il Levski Sofia come ostacolo prima delle porte della fase a gironi della Champions League, un sorteggio tutto sommato benevolo. Ma in Bulgaria un gol all'inizio e uno alla fine infliggono un altro 2-0 al Chievo. Al Bentegodi non c'è comunque storia, perché all'inizio della ripresa è già 0-2 e la doppietta di Amaury servirà solo a regalare la gloria dei primi gol europei alla squadra di quartiere. I veronesi vengono rimbalzati in Coppa UEFA in Portogallo, ospiti dello Sporting Braga. Non è che il Braga nelle coppe europee porti proprio fortuna alle italiane, e il Chievo diciamo che non è da meno. I portoghesi passano in vantaggio con Paulo Jorge, poi Tiribocchi viene esteso in area di rigore, ma l'arbitro non fischia nulla. Fischia invece nell'altra area, dove il brasiliano Wender dagli 11 metri chiude l'andata. E pensare che il Chievo al ritorno va tanto così dal passaggio del turno, rimettendo tutto in piedi con Tiribocchi e il primo gol del nuovo arrivato Denis Godeas. È ancora Wender ai supplementari a infrangere i sogni gialloblu. Insomma, anche se non è rimasto propriamente nella storia della UEFA, il Chievo in questi 20 anni ha anche visto le coppe europee. Calciatore con più presenze e più gol del Chievo in Serie A. Dal 2021 è il presidente del nuovo sodalizio che riparte dalla terza categoria. Dai, è facile. Stiamo parlando dell'uomo Chievo, Sergio Pellissier. Questo che vedete all'ultimo secondo di un Parma-Chievo del novembre 2002 è il primo delle oltre 110 reti che il bomber della Valle d'Aosta segnerà in massima serie con i gialloblu. Tra queste, molte sono memorabili, come la tripletta nell'aprile del 2009 a Torino in casa della Juventus, che permette di riacciuffare i bianconeri sul 3-3 finale. Un uomo legato alla maglia come pochi, che decide di restare pure quando l'allenatore Eugenio Corini, suo ex compagno di squadra agli inizi degli anni 2000, decide di relegarlo in panchina. Appena torna al centro del progetto, Pellissier risponde con una doppietta al Cesena, regalando tre punti fondamentali nella lotta salvezza 2014-2015. A fine carriera, il bilancio totale di Pellissier al Chievo sarà di ben 5 stagioni in doppia cifra tra Serie A e Coppa Italia. Stagioni che diventano 6 se si considerano le 22 reti nella stagione 2007-2008. Tra i bomber di periferia del Chievo non va dimenticata la coppia del primo anno Marazzina-Corradi, 13 gol il primo, 10 il secondo, ma anche Federico Cossato o, più recentemente, i 13 gol di Alberto Paloschi nella stagione 2013-2014. Una delle partite impresse maggiormente nella storia dei gialloblu è il primo derby di Verona vinto in Serie A. Era il 24 marzo del 2002 e una doppietta di Cossato rimonta il vantaggio iniziale di Adrian Mutu, facendo esplodere di gioia i tifosi del Chievo. Ma di prime volte ce ne sono state tante. Nei primissimi anni di Serie A, i gialloblu sono stati la vera bestia nera dell'Inter. Con i nerazzurri hanno conquistato i primi tre punti illustri in Serie A, il 6 dicembre 2001, quando Corradi e Marazzina espugnarono il Meazza e fecero riconquistare la vetta della classifica per un'ultima settimana di gloria.
Contro Bobovieri e compagni replicheranno il successo anche nella stagione successiva, questa volta in casa al Bentegodi, ma con lo stesso risultato 2-1, doppietta di Corini. Una delle strisce più esaltanti invece è contro la vecchia signora, la Juventus. Dal 17 gennaio 2010 al 3 marzo 2012 il Chievo incontra per 5 volte i bianconeri senza uscire mai sconfitto. Una sola vittoria e 4 pareggi in 2 anni, dove vanno a segno comprimari come Uribe nel 2-2 del 2011 o Dramé nell'1-1 del marzo 2012. Ma anche le sfide con la Roma sono da ricordare. Sebbene nel primo anno in Serie A il Chievo dei Miracoli non sia riuscito a mettere minimamente in crisi la Roma, perdendo 3-0 e 5-0 con i capitolini, in futuro sarebbe stato tutto diverso. Chievo e Roma hanno dato vita a partite piene di gol. Il 4-4 del 30 aprile 2006 al Bentegodi è la più bella da raccontare. In poco più di un'ora si contano 8 reti. Con la Roma 2 volte in vantaggio, i giallorossi al 61esimo si ritrovano a perdere 4-3 in virtù del rigore realizzato da Sergio Pellissier. Neanche un minuto più tardi arriverà il definitivo 4-4, siglato da Dacour. Forse la partita più rocambolesca nella storia clivense.